Allora amici, siamo qui dallo Stadio Angelo Massimino con Claudio Macca e con Antonio Ioppolo, sta per cominciare questa partita big match della settima giornata di campionato di Lega Pro Girone C. Allora, prime impressioni Catania-Trapani, che partita sarà Claudio Macca? Beh, intanto buonasera a tutti e ben ritrovati. Partita big match, così come l'ha presentato Antonio, ma infatti lo è. Catania-Trapani, veniamo dall'ultima volta, ci eravamo visti qua, insomma, a giugno, in quella funesta partita che poi ricordiamo un pochettino tutti. Speriamo che, insomma, questa possa essere un'altra storia e soprattutto possa essere un altro Catania. È sempre una partita importante, sicuramente si affrontano due squadre che vorranno vincere il campionato e che hanno delle rose rispettive per poter raggiungere il raggiungimento appunto di questa vittoria, di questo campionato. Partita oggi bella, atmosfera raggiante qui all'Angelo Massimino, stadio che pian piano si va riempiendo. E insomma io passerei la linea all'uomo dei numeri e non solo, al grande Antonio Ioppolo che ce la racconterà un attimino. Un attimino, perché io all'uomo dei numeri devo chiedere quelle che sono i numeri. Allora, Catania sarà 4-2-3-1, invece 4-3-3 per quanto riguarda la squadra, la compagine allenata da Vincenzo Italiano. C'è un po' di sorpresa in questo Trapani di Vincenzo Italiano, perché molti alla vigilia lo davano per squadra mediocre, invece si sta risultando essere, ha detto dagli addetti ai lavori, la squadra, una delle squadre più forti, addirittura rinforzata rispetto allo scorso anno. Quindi sarà una brutta gatta da pelare per quel che sarà il campionato di Serie C, Lega Serie C, Girone C, scusate. Ma intanto il Trapani non ha cambiato pressoché nulla rispetto all'anno scorso, anzi ha acquistato giocatori, ne dico uno che è oggi in panchina all'inizio, che è Mbalanzolà, che era nella scuola fiorentina praticamente, veniva dalla Virtus Francavilla. Quando si mantiene l'ossatura, in realtà si pensa che si sia indebolito l'organico, invece non è vero, perché anzi si può andare avanti sulla esperienza accumulata l'anno scorso. Una sorpresa, sì, se lo vogliamo chiamare sorpresa, ma in fondo 16 punti a questo punto non la possono più definire una sorpresa, 5 vittorie, un pareggio. Il 4-2-3-1 di Sottin per il Catania è consolidato, non so cosa sia successo a Biagianti o perché l'ha scelta in panchina, però probabilmente con turno infrasettimanale c'è anche la possibilità per alcuni, o comunque l'esigenza di rifiatare. Una panchina, dicevo, quella del Trapani, che è molto interessante. L'anno scorso ad aprile finì 2-1 per il Trapani e un po' segnò la fine della rincorsa che si tentava al Lecce. Quest'anno è un'altra storia, in fondo per il Catania questa è solo la quarta giornata e ha 7 punti, frutto di 2 vittorie e una sconfitta, insomma partita bellissima. Allora, partiamo da Antonio, risultato secco, come potrà finire questa? Che partita è questa? 1x2? No, preferisco non fare pronostici perché non ha senso, sarà una partita combattutissima, segno tripla. Claudio. No, ma guarda, io solo per il fatto che gioca in casa vedo leggermente favorito il Catania, soprattutto perché probabilmente mi lascio anche trascinare da quella che è la magia dell'atmosfera dello stadio, che poi ti porta sempre qualcosa in più, e credo che i giocatori davanti a questo pubblico del Catania stasera voglia mettere veramente una pietra miliare su quello che è questo campionato. Vuole dire noi ci siamo e dobbiamo vincere, dobbiamo passare da risultati importanti. Vincere però al Catania la partita di stasera significherebbe nella testa dei giocatori cambiare completamente questo campionato. Questa società e questa città lo meritano, e quindi io penso che il Catania sia leggermente favorito. Attenzione, è un Trapani che, come dice Antonio, fino ad ora 16 punti e di sorpresa non si può parlare più. Claudio, ultima domanda, perché negli ultimi giorni c'è stato, diciamo, un po' di mormorio qui a Catania. A Caserta sono stati 2 punti persi o un punto guadagnato? No, io quando pareggi al 90esimo, al 91esimo hai sempre l'aria di perdere i 2 punti, però se poi ci metti al Calderone, che la Casertana è stata costruita per fare un campionato di vertice, il Catania è andato lì con tanta personalità, ha fatto un grandissimo primo tempo, si trovava in vantaggio, l'episodio può succedere, è successo al 91esimo e quindi insomma meglio che succeda subito e che hai la possibilità di riscattarsi, che succede in altre situazioni. Calcio è strano, la partita finisce al 95esimo o comunque, usando il grande allenatore, quando l'arbitro fischia, ma è perfettamente la verità. Antonio, che ne pensi? Sì, però fa male per il gol sbagliato a porta vuota da Marotta, questo sì, perché lì si chiudeva la partita e anche a subire il gol si sarebbe vinto 2-1. L'anno scorso il pubblico e lo stadio pieno era considerato quasi un handicap, ma tra il Catania dell'anno scorso e il Catania di quest'anno c'è una sottotitoli
sottile differenza. Sottile differenza. Il Catania con il 4-2-3-1 con Pisser in porta, Ciancio, Aia, Silvestri, Baraglia, Rizzo, Angiulli, Barasic, Francesco Lodi, Mennè e Marotta. Risponde il Trapani di mister Vincenzo Italiano, Condini, Scugli, Pagliarulo, Mulè, Ramos, Costa Ferreri, Targadeulu, Corati, Golfo, Evacuo e Tulli. Intanto vi facciamo vedere pure il riscaldamento del Catania, la curva nord che va pian piano riempendosi. Insomma, io credo che da Claudio Macca sia tutto, lascio un saluto al grande Antonio Rioppolo e ad Antonio Ravisarda e magari ci sentiamo più avanti o a fine primo tempo. Restate sempre sui canali di Radio Una Voce Vicina perché ci saranno sempre aggiornamenti. Io saluto il compagno di avventure che è Antonio Rioppolo, che è sempre con noi, l'uomo dei numeri, Claudio Macca, Antonio Ravisarda, è tutto, a tra poco. Ciao, a dopo. Tutti.